Gaber e la Versilia, questa unione dalla sua Milano a un amore così forte per la Versilia, sempre il suo parere, perché? Che cosa unisce Milano alla Versilia? Bah, Milano, per esempio nel mio comune che è Forte dei Marmi, ci sono, devo dire, una succursale di Milano. Però Gaber, tra l'altro, ha amato una Versilia che è quella anche delle colline qua dietro. In una zona come questa, che secondo me il buon Dio ci ha dato veramente delle condizioni particolari, perché è una delle poche zone dove dal mare si dominano le Apuane e le sue montagne, e così come dalle Apuane si può assistere a questo mare così splendido. E allora credo, come in molti artisti che sono venuti in questa terra e hanno trovato in questa terra anche ispirazione, sia nel disegno, nella poesia, nella scultura, nella musica. Pensiamo a una terra che ha dato i natali al uno dei più grandi, che era a Puccini, ma nella quale ha vissuto anche Michelangelo e che Michelangelo e gli altri. Quindi questo legame di tanti artisti. E credo che Gaber, come molti altri, abbia sentito questa attrazione che questa terra un po' particolare, posta fra le Apuane e al mare, riesce a dare. La ringrazio e la lascio allo spettacolo che sta per iniziare. Grazie, ringrazio voi e veramente in bocca al lupo. Sono certo che comunque il successo che ha dato in passato e che ci dimostra quotidianamente lo darà ancora. Grazie. Grazie. Grazie.